Bella a tutti ragazzi, sono Federico e bentornati sul mio canale YouTube. Continuo ad avere mal di gola, quindi la mia parlata sarà un po' strana, però per favore capitemi. Allora, come avete letto dal titolo, cosa faccio oggi? Indosso per voi vari occhiali Gucci dei prezzi esorbitanti. Quindi vediamo un po' adesso oggi cosa vi ho portato per questo video molto esclusivo che penso nessuno abbia mai fatto su YouTube Italia, ma neanche su YouTube internazionale. Direi di iniziare da questo qua. Vedete come è fatto? Tipo con delle perle che vanno a creare come se fosse un sopracciglio di acetato sopra le pazzesco, mi sento una vera diva. E questi occhiali qua sono fatti abbastanza bene, almeno al tatto, e prima Gucci e tutto il gruppo Kering si appoggiava alla ditta italiana Safilo per produrre i loro occhiali, sia da soli che da vista. Però ultimamente il gruppo Kering, appunto, che possiede altri brand, come ad esempio Balenciaga e anche Saint Laurent, è iniziato a farsi gli occhiali da sola, quindi hanno comprato una fabbrica di occhiali e ha iniziato a prodursi da sola. Comunque sia, un occhiale da sole molto femminile, dal prezzo abbastanza alto, perché si tratta di 600 € d'occhiali, però super rifinito, con queste perle incastonate nella parte d'acetato sopra le lenti. Quindi questo è il primo occhiale, veramente pazzesco. Ora vediamo il secondo. Eccolo qua. Lo vedete? È un occhiale con una montatura in metallo dorato, molto vintage come piglio e come estetica. Qual è la particolarità, però? È che nelle lenti sono serigrafate questi due tigri iridescenti. Tigre che oramai, lo sapete benissimo anche voi, è un simbolo che ritorna molto spesso in tutte le varie collezioni di Gucci, sia d'abbigliamento sia di accessori, come appunto può essere un occhiale o magari una borsa. Quindi la tigre iridescente al contrasto, serigrafata su entrambe le lenti. Questi sono gli occhiali da after party. Altro dettaglio, qua è il terminale delle stanghette, come vedete voi, viene in questa plastica dal colore madreperla avorio. E ha alla fine serigrafato su entrambe le parti un'ape, simbolo che troviamo molto spesso sui capi e gli accessori di Gucci. Ovviamente quando sono indossati, quando vengono indossati, pur avendo le lenti serigrafate con le tigri, uno all'interno, chi indossa non vede le tigri, cioè non c'ha le tigri sparate negli occhi. È un normalissimo occhiale da sole, però con un effetto secondo me molto figo. Quindi una montatura vintage con questa serigrafia delle tigri, che viene a costare sui 300 €. Questo è il secondo paio. Passiamo al terzo paio. Vedete, il dettaglio è che ha le stanghette in acetato in questo colore avorio, bianco sporco, e poi Gucci Web, il tricolore di Gucci, e anche questa scritta qui molto ottantona come font, molto anni 80. La forma è questa, occhiale Gucci da 370 €. Ecco qua come stanno indosso. Qui sembrano gli occhiali, non lo so, o Lucignolo, Italia 1, primi anni 2000. Veramente pazzeschi. Abbastanza coatti, decisamente, però abbastanza coatti. Quindi questo è il terzo paio che vi mostro in questo video. Ne approfitto in questo video poi di rispondere alla domanda che molti di voi mi hanno fatto su Instagram e anche via mail, ovvero mi hanno chiesto, perché spesso mi fanno domande, ma secondo te Federico questo capo, questo pezzo indossato da questo artista, da questo rapper, di che marca si tratta, di che brand si tratta? Molti mi hanno chiesto che occhiali indossavano ultimamente sia nei loro stories che nei loro post, quelli della Dark. Li ho rintracciati qui su Roma e sono di questo brand romano, made in Italy, chiamato David Mark. Quindi questi, se non sbaglio, mi ha chiesto un ragazzo, li ha indossati Wayne in una sua foto su Instagram. Sono fatti così. Quindi sono riuscito a rimediarli su Roma per farvi rispondere a questa domanda. E poi ce ne sta un altro che ha indossato Tony, prendendo 200 stories che si è fatto su Instagram ultimamente. E ho rimediato anche questi, sempre David Mark, scritto David-Mark. Che è praticamente lo stesso modello indossato da Wayne, però in questa colorazione un po' più pazza, che è blu sotto e tartarugata sopra, con delle lenti dorate, quindi veramente spinta, però come occhiale sembra fatto super bene. Quindi questo è per rispondere alla vostra domanda su che occhiali ultimamente quelli della Dark Polo Gang stanno indossando. Ritorniamo su Gucci, eccola qua, colore
turchese, tutti in acetato trasparente, molto bella la forma secondo me, anche se questi sono molto ma molto femminili. Occhiale meno costoso del gruppo, 220 euro. Oddio, me li sono messi, adesso vedo tutto azzurro, sembra tipo di guardare una piscina d'estate, veramente tutto azzurrissimo. Occhiale molto leggero di Gucci, qua troviamo sulla lente serigrafato al laser il brand, appunto il logo del marchio. All'interno vediamo l'anima in metallo che scorre sulle stanghette, shape molto classica, anche questa molto vintage, ormai tutti gli accessori come gli occhiali Gucci hanno, riprendono reference vintage. E questo qua, 220 euro, è il quarto paio di occhiali Gucci che ho provato per voi in questo video. Veniamo ora all'ultimo, che è questo qua. Questo pure è tamarrissimo, però veramente figo come occhiale secondo me. Eccolo qua più da vicino, abbiamo il Gucci Web, quindi il tricolore Gucci rosso all'interno e con i lati verdi, che passa e ricopre tutta la parte centrale della montatura davanti. Inoltre sui lati qui il simbolo di Gucci, quindi le due G vintage dal piglio e dal gusto molto vintage, le doppie G in rilievo di colore oro. Occhiale che come shape ricorda quelli di indossare da Kurt Cobain e poi riproposti anche 2 anni fa da Saint Laurent, ovvero in California. Ecco come stanno indosso, non so, ditemi voi che ne pensate. Occhiale magari non facilissimo da indossare, però molto figo, fatto molto bene. Anche qui le cerniere sono fatte super bene e poi anche tutti i dettagli, come appunto le G dorate sui lati, hanno un suo perché e danno quel tocco in più all'occhiale, che costa 300 euro questo qua. Ora che li abbiamo visti tutti assieme, vi ho portato appunto per un totale di circa 2000 euro tutti questi occhiali di Gucci. Fatemi sapere che ne pensate, secondo voi qual è quello più bello, più mettibile. Abbiamo il primo, che era questo qua con le perle, poi il secondo, questo qua con le tigri, le lenti, questo qua con le stanghette fatte in questo modo e con il tricolore Gucci, la scritta Gucci, e infine questo qua azzurrissimo, veramente come una piscina, super turchese, da fata turchina. E poi questo qua, che è l'ultimo che vi ho fatto vedere indosso. In più, per rispondere alle vostre domande a proposito degli ultimi occhiali indossati dalla Dark Polo Gang, vi ho portato appunto e scovato per voi anche questi due del brand romano Trademark, che ho trovato su Roma. Anche questi niente male. Il video però non è finito qua, perché come vi avevo annunciato in qualche story su Instagram le settimane scorse, prenderò un paio di occhiali, di questi occhiali qua Gucci che vi ho mostrato prima, e li metterò in giveaway gratuita sul mio Instagram. Quindi per partecipare sarà facilissimo, poi posterò tutti i vari passaggi per accedere e partecipare al giveaway gratuita. Vi tratterà come al solito di ripostare, fare screenshot a una story che posto io, ripostare taggando me, un brand e poi 3 dei vostri amici reali che seguite su Instagram e che loro vi seguono ovviamente. Quindi in premio, in palio, sarà questo occhiale di Gucci super caratteristico dal valore di 300 euro. Un premio molto ghiotto, quindi appena vedrete la mia stories per partecipare, vi consiglio di ripostarla e seguire tutti i passaggi. Da Federico per oggi è tutto, spero che questo video sugli occhiali vi sia piaciuto, in cui vi ho mostrato anche i particolari e la loro lavorazione di questi occhiali da Kering e di Gucci. Ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale, mi raccomando mettete like, fatemi sapere se vi piacciono questi tipi di video sugli occhiali, magari ne porto altri di altre marche con forme strane, come può essere Fendi, Chanel, Prada, Dior, Chromarts, chi più ne ha più ne metta, io ci provo a portarvi altri video di questo genere se vi piace il mondo degli occhiali appunto. Detto questo, mettete like, commentate, iscrivetevi se non l'avete già fatto, e ho lasciato i link sia per il mio Instagram, sia per il mio negozio online, sia per il gruppo Facebook di Streetwear più grande d'Italia, e anche per il sito di David Mark, dato che c'era gente che ricercava questi qua indossati dalla Dark Polo Gang. Detto questo, vi saluto, ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale, e bella a tutti!